Lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia, considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. Buonasera, apriamo il telegiornale con una notizia molto grave, arrivata pochi minuti fa in attesa di collegarci con Palermo. Vediamo che cosa si sa con certezza, che cosa dice l'ANSA. Una violenta esplosione è avvenuta sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci, un paese che si trova a circa 20 km da Palermo. Voi avete seguito dei corsi di specializzazione sulla tecnica della banca? Nessun corso di specializzazione. Avete l'aiuto da parte? Siamo quasi tutti autodidatti. Con le difficoltà naturalmente che questo comporta, anche il rallentamento quindi delle vostre indagini. Io personalmente dalle prime indagini bancarie che ho fatto dovevo addirittura imparare che cos'era una distinta, perché non avevo fatto mai versamenti. L'orologio di Francesca Morvillo, coniugata Falcone, segna le 18.08. È anche un'ora della nostra triste storia. La mafia ha vinto, ha dimostrato che quando vuole colpisce e non dimentica. Buscetta mi ha raccontato che aspettarono 12 anni per far fuori un traditore. Poi la sentenza venne eseguita. Adesso ascoltiamo le solite parole. Perché sbigottimento? Non è stato così anche per il generale Dalla Chiesa. Quando lo videro solo, spararono. Che parlo. Vai. La gente ha sfondato i cancelli, sono le 15.25, le transenne sono state divelte alle 15.25, il Presidente della Repubblica deve ancora arrivare, ma la gente preme, i cordoni della polizia non sono sufficienti, non sembrano tali, e la grida. Quando c'è stato quell'attentato a lei, l'attentato, quel tentativo di attentato, lei... Dicono che non c'è stato un attentato. E chi lo dice? C'è qualcuno. Ma lei non lo pensa? Io so come si sono svolti i fatti. Prefetto Parisi, non era un obiettivo possibile quello della casa? Era un obiettivo possibile, evidente, ma quando si colpisce in questa maniera è stato di guerra, capisce? Siamo fuori della difesa civile, della normalità della difesa civile, ma noi confidiamo in una risposta forte dello Stato, nella conversione in legge del provvedimento in corso e nella continuazione fermissima della lotta contro la mafia. Sì, questa gravissima notizia la riporta l'AGI e dice: dalla questura di Palermo hanno reso noto che Giovanni Falcone è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale civico di Palermo. Nell'attentato sono morti anche 3 agenti della scorta. È appena arrivato. Grande vergogna. Neanche dolore, solo vergogna. Quando ho sentito è morto Falcone, veramente mi sono sentita crollare qualcosa, perché ho sentito che qualcosa per il nostro futuro era cambiato e forse è peggiorato. Abbiamo tanto rancore
che se avessimo la forza, se avessimo il potere dei politici, avremmo già cambiato il mondo. Sappiate bene questo. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Ecco, sì, vedo Salvatore Scimè, il nostro collega dalla sede di Palermo. Sì. Do direttamente a te la linea, vediamo se c'è ancora qualche... Qui non siamo in grado di dare una conferma ufficiale sui nomi e sul numero di morti. Possiamo dirvi che ci sono dei morti e sono molti. Sono stato lì fino a pochi minuti fa. Ah, tu vieni dal luogo dell'attentato? Sì, c'è ancora una gran confusione nel posto, è difficile avere informazioni precise, ovviamente. Non queste sono le prime immagini. Ecco, queste che vedete sono le prime immagini che sono state girate pochi minuti fa. È una scena francamente allucinante. Prima delle scorte non hanno paura, solo che si è capito e si era capito anche prima che le scorte non servono a tutelare né la persona che rischia e né i cittadini palermitani. Quindi a questo punto diventa tutto superfluo. Gli uomini di scorte vogliono che il ministro sciolga il nucleo scorte di Palermo. Vista dall'alto, l'autostrada sembra bombardata, un ordigno ha aperto la terra. Chi ha progettato l'attentato ha dato un segnale terribile. La mafia colpisce come quando vuole e non ci sono blindate, sistemi di protezione che possano fermarla. È terrore. Il comando ha collocato le cariche di tritolo in un tunnel che serve a smaltire le acque pluviali e a far passare i cavi telefonici. Questo fatto terribile è avvenuto nel pensare un istante, in quei momenti così tragici che ho personalmente vissuto, raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Cerimonia così Palermo se la meritava. Questo è Palermo, questo è Palermo. Confermata la notizia. Sì, purtroppo è stata confermata la notizia con un dispaccio dell'ANSA che sto scendendo in questo momento. Il giudice Borsellino è rimasto ucciso. Finito tutto. Ma non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetta? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. La notizia arriva poco dopo le 17, un attentato dinamitardo a Palermo, molti feriti, forse colpito un magistrato. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma, il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione, con lui 5 agenti della scorta. Il corpo del giudice è completamente carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto. È nel cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella, in via Mariano Stabia, al numero civico 21. È stata una bomba collocata su una Fiat 126 a provocare l'esplosione violentissima.
In via Mariano Stabia la scena è terribile, resti umani, cadaveri ovunque. Al momento dello scoppio, le 16.55, Borsellino era fuori dalla sua croma blindata, percorreva a piedi un piccolo passaggio che conduce al portone d'ingresso del palazzo, sventrato dall'esplosione che ha aperto un piccolo cratere sulla strada. Insieme al giudice in questa nuova ennesima strage sono morti gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli. Le bandiere sono finite, ci sono più bandiere e non ci debbono essere più bandiere. Quindi è una situazione di grossa instabilità e parecchio pericolosa e per chi si impegna, per chi ha come compito istituzionale di contrastare questi fenomeni, e all'interno stesso delle organizzazioni, perché c'è qualcosa, soprattutto in questi ultimi tempi, che non mi convince affatto e sì. Temo che purtroppo si verificheranno fatti gravi. Sì, così, perché dice questo? Questo che sta dicendo adesso è molto grave ed è anche nuovo. Il mio dovere di cronista mi obbliga a chiederle perché lo dice. Abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere delle cose spiacevoli nel prossimo futuro. Non può dire di più? No, certamente no. Non basta mettere Falcone nel lungo medagliere degli eroi della lotta alla mafia. La bomba di stasera ha fatto saltare tutto quello che c'era rimasto dei livelli di guardia. È guerra. Questo Stato, lo diciamo ancora una volta, può vincerla. Ma a questo punto mantenga i nervi saldi, rispetti la Costituzione, ma scateni l'inferno. Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. Ma in un'autobomba messa qua davanti casa della... Era proprio qua. Quando quello è sceso era piede ancora lì, gli uomini della scorta erano intorno, solamente alcuni sulla strada, nelle spalle, eccetera. È scoppiata l'autobomba. Allora un uomo, vedo che è stato proiettato, un uomo della scorta. Mamma mia! È stato proiettato lì. E gli altri, quelli feriti perché stava in macchina a fare la manovra. Un miracolato. Quindi sono 5 del dottore Borsellino in totale. Buonasera, lo avete sentito dai titoli, Giovanni Falcone, il giudice nemico della mafia, è stato ucciso in un attentato. Sono morti almeno 3 agenti della scorta e sembra che la moglie del magistrato sia ricoverata in gravissime condizioni, ferite anche altre persone.
Stamane Caponnetto è andato al Palazzo di Giustizia per rendere omaggio agli agenti rimasti uccisi nell'attentato e la gente l'ha accolto così. E adesso forza col solito rituale, funerali con tante corone, presenti le massime autorità, consueta dichiarazione del ministro alla TV, orrendo delitto, esecrazione generale e la ovvia riunione del solito vertice e Dio sa, e anche noi siamo informati, a quali altezze si arriva. In Sicilia si combattono due guerre, coi mitra e con le chiacchiere. Non basta più un minuto di silenzio, la gente vuole solo dei fatti. Costretto a vivere 16 ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia, non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dicono? Beh, diciamo che c'è molto di vero, sì. Indubbiamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy. Questo non c'è dubbio. E come lo vive lei? Ma direi con rassegnazione. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. E riprende la contestazione. Finita la cerimonia funebre, ritorna a prevalere l'emozione. Il Presidente della Repubblica è stretto da una morsa, il capo della polizia fatica a trattenere gli agenti, si allontanano a fatica, è un momento difficilissimo, un momento tremendo, si allontanano a passo di corsa. Poco fa erano stretti tutti insieme intorno all'altare, in un cerchio silenzioso e raccolto. Adesso l'atmosfera è cambiata. Il giudice stava suonando al citofono. Arriva dalla mamma, dice: mamma, sono, e non dice nient'altro perché succede l'esplosione. Al secondo piano, proprio di fianco alla murata, ecco, c'è una macchia. Di fianco alla murata del balcone c'è una macchia. Poi ce n'è un'altra in alto al quarto piano, un pochettino sulla destra. Quelle purtroppo sono le macchie di sangue, è il collega che praticamente è arrivato lì, poi è stato sbattuto ed è arrivato fino alla ringhiera dividendosi in tre parti, una parte a sinistra, una parte è rimasta infilzata nella ringhiera, l'ho levato io da lì e lo so come era combinato, non si conosceva più comunque, sembrava carne, questa carne che scaricano dai tir, carne da macello. La mafia uccide come estrema razio, non c'è il gusto, non c'è la ferocia fine a se stessa di ammazzare. Uccide quando ritiene che sia essenziale in ordine ai suoi interessi. Il fatto che uccide quelli che sono più isolati è vero? Certamente. Perché se uno è più isolato è più facile ucciderlo?
Certamente, perché emerge che la pericolosità è del singolo e non della struttura nel suo complesso. Ed ecco la bara. Un grande applauso da parte di tutti, poliziotti, funzionari, gente semplice di questo quartiere. Dietro la bara c'è il consigliere Caponetto che tiene appoggiato la sua mano alla bara e ai familiari. La gente scandisce il nome di Borsellino, Borsellino, e piange, come questo giovane, ma con lui tutti. I magistrati sorreggono la bara del loro collega, così come gli agenti martedì scorso sorreggono quella dei loro compagni uccisi. Direttore nazionale antimafia.